sull'altro giornale Channel, oggi è con noi il presidente Avis di Casteldazzano, Matteo Paiani. Buongiorno, buongiorno presidente. E l'ex presidente nonché tesoriere Ariano Ferone. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche lei. Siamo qui per parlare di Avis perché comunque bisogna ricordare di non scordarsi che bisogna continuamente donare e ancora donare, che il virus non ha fermato chi ha bisogno di ricevere quindi il sangue. Presidente, così intanto per iniziare, perché quindi donare il sangue? Allora, donare il sangue è come dice lo statuto stesso di tutte le associazioni, è un atto volontario, gratuito e anonimo. Questo è molto importante perché è proprio un atto altruistico che si fa verso gli altri, è dare la possibilità alle altre persone di essere curate. Il sistema ospedaliero oggi si basa praticamente sul sangue, senza il sangue non possono essere programmate le operazioni, neanche le più piccole e meno invasive come una laparoscopia o altre piccole operazioni, proprio perché bisogna assicurare con il sangue appunto tutto il processo e tutte le problematiche. La donazione del sangue è quindi fondamentalmente atto gratuito verso il prossimo, un aiuto e assicurare il diritto alla salute agli altri. E inoltre, e non bisogna dimenticarlo, è un atto di salute anche verso se stessi. Il sangue, infatti, la donazione del sangue, infatti, comporta degli esami annuali, un controllo medico costante anche da parte di diversi medici più volte l'anno, e inoltre anche permette al corpo di continuare a creare il sangue, perché appunto viene sottratto in quantità insomma non piccole, e quindi il corpo rimane attivo, crea il sangue, è un organismo che viene messo alla prova come il corpo di uno sportivo, che è sempre messo alla prova e rimane florido, quindi rimane sempre vivo. Quindi ci si rigenera, ma a qualcuno è consigliato donare il sangue? Beh, sì, nel senso, ad esempio, la medicina ha fatto progressi e con gli studi ad esempio, agli sportivi è consigliato donare il sangue perché appunto hanno anche hanno anche un corpo attivo che appunto è sempre più vivo, anche perché è messo solo sotto sforzo in questa maniera. Però comunque sì, più che consigliare donare il sangue per se stessi, è consigliabile donare il sangue per gli altri, appunto. E comunque il sangue viene sempre e solamente donato se c'è la sicurezza per il donatore e per il ricevente. In assenza di una di queste due condizioni, o anche in sospetto che il donatore o che il ricevente possano essere danneggiati dalla donazione del sangue, il sangue non viene donato. Nel senso, donare il sangue serve per mantenere in salute gli altri, e quindi anche il donatore stesso deve sempre rimanere ed essere in salute. Non si va ad ammalare una persona sana per guarirne un'altra certo, malata. Ma io intendevo, a parte le patologie, quali sono le persone a cui è sconsigliato donare sangue? Non so, perché magari hanno la pressione troppo bassa, cose di questo genere. Allora, ci sono, beh, ovviamente, allora, il sangue si può donare dai 18 ai 65 anni in maniera continuativa per gli uomini 4 volte l'anno e per le donne 2 volte l'anno, e dopo i 65 anni si può donare una volta l'anno, giusto Ariano? Esatto. Una volta l'anno sotto esami più stretti. Fino a 70 anni, facendo sì, però ogni volta come se fosse una nuova donazione, con tutta quanta l'analisi di un nuovo donatore praticamente. Quindi dai 65 ai 70 anni si può ancora donare
in maniera minore e con controlli più stretti. Ovviamente ci sono appunto, come diciamo prima, dei parametri molto stretti. Il peso corporeo deve essere superiore ai 50 kg. Ci deve essere anche una quantità di sangue normale all'interno del corpo, quindi ad esempio chi ha problemi, sentivo in questi giorni in casa che c'era un'amica di famiglia che ha solo 3 litri di sangue in corpo. Questa persona ovviamente non può donare il sangue, o se Certo. si ha la pressione troppo bassa, o se si hanno problemi cardiaci, o se si hanno subito operazioni importanti perché c'era anestesia, si hanno avuto perdite, trasfusioni, Quindi oppure... diciamo che è un'attenzione davvero capillare e chi Sì, va a donare e chi riceve può essere tranquillo, giusto? Questo è il messaggio. assolutamente. Addirittura anche per piccole operazioni dentarie si fa attendere qualche mese. Per i tatuaggi bisogna attendere dai 4 ai 6 mesi, 4 mesi per tatuaggi. I viaggi all'estero, al ritorno bisogna stare fermi qualche mese e dipende da dove il viaggio è stato compiuto. Insomma, serve veramente una sicurezza totale per il donatore e per chi riceve il sangue, perché non riceva sangue infetto, come purtroppo, ma veramente raramente è capitato, soprattutto nel secolo scorso, è capitato, ma veramente raramente. Però ecco, si vuole evitare, si vuole mantenere in salute chiunque. Certo, poi anche adesso lei, Presidente, mi parlava quindi di una sicurezza relativa proprio alla donazione e anche sicurezza da parte di chi riceve. Quale messaggio vogliamo inviare invece a chi ha paura di essere magari di uscire di casa, di andare magari in qualche struttura ospedaliera ed essere contagiato e dice ma io adesso non vado a donare perché ho paura del contagio. C'è qualche misura di sicurezza di cui volete parlare a proposito di questo? Allora, lascia la parola a Ariano che è volontario in ospedale da parecchi anni e forse può dire un po' qualcosa di più sulla situazione passata e attuale un po' degli ospedali. Beh, diciamo che per quanto riguarda la sicurezza, le misure di sicurezza che vengono adottate normalmente adesso, cioè la mascherina, i guanti, le distanze da tenere così, sono già più che sufficienti per non essere contagiati. All'ospedale c'è un occhio di riguardo, chiaramente, perché tutti i donatori viene provata la temperatura, cioè, ci sono quelle cose in più che vengono fatte. Disinfezione delle mani con gel e quant'altro, tutto quanto il materiale naturalmente, ma da sempre questo qua che viene usato per il prelievo del sangue è tutto quanto materiale monouso, quindi ha una sola un solo uso e poi viene buttato via, viene eliminato, cioè è molto molto più semplice. Accorgimenti e diciamo anche, almeno io così ho letto, che fare una trasfusione, cioè fare una trasfusione, fare la donazione non comporta, voglio dire, alcun contagio, non esiste, non è stato, voglio dire, dimostrato che ci siano contagi né attraverso le trasfusioni né attraverso le donazioni. No, no, Assolutamente, no, no, no. È un'altra assolutamente. cosa che passa attraverso il gocciolo della saliva, ecco, non è una cosa appunto del sangue, Eh questo sì. beh, è una cosa da dire perché magari alcune persone vorrebbero donare, ma non lo fanno perché hanno paura, insomma, di questo contagio. Mi parlate di questa campagna Esco solo per donare, lanciata dalla Avis nazionale proprio per ribadire l'importanza, soprattutto anche in questo momento, di continuare a fare la propria parte in modo da non far calare quelle che sono le scorte, perché ricordiamo che negli ospedali ci sono ancora persone che continuano ad avere bisogno, Molto. a causa della loro malattia, aver bisogno di trasfusioni. Ecco. Sì, infatti, allora Avis Nazionale, che appunto è molto attiva anche perché appunto il compito dell'Avis è quella di fidelizzare i propri donatori, appunto il proprio bacino nel comune e dare a loro un sostegno in particolare morale, no? Perché andare a donare, andiamo a donare assieme, eccetera. Quindi ecco la campagna di io esco solo per donare,
è capire che nell'emergenza non si può veramente bloccare tutto, appunto come è stato il lockdown che stiamo un po' cambiando per questi 2 mesi, non si può bloccare tutto in questo lockdown, perché come abbiamo bisogno di mangiare e dormire, abbiamo bisogno anche di ricevere sangue, perché alcune operazioni non possono essere posticipate oppure annullate, le emergenze esistono sempre, i bambini continuano a nascere, nel senso, ospedale non si può mai fermare. Vengono fatti continuamente. I trapianti, ad esempio, cioè, cose anche molto importanti. Anche le operazioni, comunque. Sì, c'è nel senso, la carità. Il volume è calato all'ospedale, ovviamente, perché gli ospedali sono stati, in particolare in Lombardia, in Veneto già meno, però, ecco, gli ospedali sono stati sommersi da altri problemi e hanno ridotto molte altre casistiche, ma l'ospedale non si può formare, perché la salute dei cittadini, operazioni, trapianti, parti, emergenze, deve continuare avanti. E quindi io esco solo per donare, nel senso che la donazione del sangue è qualcosa che non si può fermare. E devo dire che in effetti Avis Casteldazzano, da questo punto di vista, si è mantenuta costante, non abbiamo avuto problemi, e le donazioni del sangue e del plasma da parte di Avis Casteldazzano, insomma dei suoi donatori, sono state costanti fino ad adesso, abbiamo visto. C'è anzi un leggero aumento, come sempre, siamo un Avis comunale abbastanza in positivo da tanti anni, da quando Ariano era presidente 11 anni fa, siamo in positivo ogni anno. Però ecco, sì, questo è l'importante, è mantenere almeno le donazioni che c'erano prima del lockdown. Sì, perché l'ospedale non si può fermare. Certo. Presidente Poiani, lei ha nominato il plasma, adesso è un prodotto, tra virgolette, che viene richiesto perché sembra che sia... una strada per alleviare quello che è il coronavirus nei pazienti contagiati. E che differenza c'è tra donare il sangue e donare il plasma? Allora, facciamo un po' io, un po' Ariano, perché lui appunto ne sa più di me, se ne è stato anche per molti anni dentro l'Avis. Beh, il plasma è la parte liquida del sangue, non è sangue intero. E il plasma, allora, differenze grandi grandi sono i tempi della donazione. Per il sangue ci vogliono dai 4 ai 7 minuti circa, sì, a spanne, dipende chi più veloce e chi più lento. Il plasma ci vuole all'incirca 45 minuti, perché appunto il sangue viene prelevato, passa all'interno di una macchina, nella quale dividono l'elemento liquido e gli altri elementi, e poi viene ributtato dentro il corpo. Quindi c'è una grande macchina a fianco al donatore del plasma che fa un'operazione più lunga, e quindi servono circa 40-45 minuti, anche lì dipende dal donatore quanto veloce è nel donare, dipende dal sangue, la pressione, eccetera. Del sangue intero prelevano 450 grammi circa, del plasma prelevano 700 grammi. Ma lascio a Ariano i dettagli un po' più precisi, che ci spieghi, Ariano. Sì, allora diciamo che il plasma, essendo anche la parte liquida così, c'è tutto quanto questo meccanismo di separazione dei componenti, perché viene solo eliminato il plasma, cioè prelevato il plasma, raccolto il plasma, e il resto, tutti quanti gli altri componenti del sangue, vengono rimessi nel circolo. Alla fine tutto quanto il meccanismo, quell'impianto monouso, che tra l'altro ha un certo costo anche, viene lavato con fisiologica praticamente, e in parte viene compensata il prelievo di plasma con questa fisiologica, diventa un attimino meno pesante del sangue intero, perché appunto viene compensato un po'. Però diciamo che ecco, questo qua è il meccanismo di raccolta.
è 700 grammi proprio perché è forse, non dico meno importante, perché però i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine rimangono tutti quanti nell'organismo e solo la parte liquida viene prelevata e compensata con questa fisiologica. Certo. La gente sì. Come sta reagendo a questa richiesta di plasma? Allora, in generale noi vediamo un andamento e posso dare i dati dell'anno scorso. Ad esempio nel 2019 abbiamo avuto 348 donazioni di sangue e 38 di plasma, quindi è un decimo quasi, un decimo, un undicesimo. Uh-huh. Sono questi i numeri. Però adesso la richiesta è aumentata, no? Giusto? Adesso la richiesta sì, è leggermente aumentata e siamo già, ad esempio, e per essere a maggio, siamo già, anzi a metà maggio, perché io ho i dati di ieri, e per essere a neanche metà maggio siamo già a 22 donazioni di plasma. E quindi penso che per fine anno arriveremo, invece delle 40 previste, forse arriveremo anche a 50-60, diciamo, ci sarà sicuramente un incremento, ecco, un incremento che va di pari passo con l'incremento di sangue, perché adesso qua ho i dati alla mano degli ultimi 7 anni e tutti gli anni aumentano non solo il sangue, ma aumentano anche le donazioni di plasma, erano 24, poi 26, poi 33, poi 36, poi 38, cioè è un aumento graduale in base ai donatori di sangue, perché a volte viene consigliato a chi fa fatica a donare il sangue perché magari ha leggeri svenimenti, eccetera, a volte viene consigliato di donare il plasma perché, come diceva Ariano, è un po' più leggera come donazione, perché comunque c'è una fisiologica, ci sono, quindi diciamo il plasma è sempre stato minoritario nella donazione del sangue. Sempre stata una componente molto più bassa, un decimo o due decimi al massimo. Adesso sembra esserci un po' più di donazione del plasma e ciò speriamo che possa sensibilizzare, ecco, che possa sensibilizzare l'animo dei donatori e convincerli che una donazione costante sia di sangue sia di plasma, ognuno fa la scelta o si consiglia con i medici a cosa serve di più in quel momento, a cosa va meglio anche per il suo corpo, eccetera. Comunque speriamo che questa campagna anche del plasma, delle ultime sperimentazioni del coronavirus, possa sensibilizzare la gente a donare il sangue, innanzitutto, e sensibilizzare i donatori a donare il sangue con più costanza, che è il problema di questi ultimi 10-15 anni, forse. Sì, ecco, diciamo un'altra cosa. Dopo, sempre sotto controllo medico che vengono fatte queste scelte qua. Sempre il medico che consiglia, che sa le esigenze che ha in base ai gruppi sanguigni dei donatori che si presentano per la visita medica, che viene fatta ogni volta la visita medica, direttamente col medico, e per cui è lui che dopo decide e sa come indirizzare il donatore o consigliare, perché veramente numerosi vantaggi, insomma, donare sangue sotto sia l'aspetto umanitario che anche sotto l'aspetto della propria salute. In ultima battuta, Presidente, vuole lanciare un appello? Beh, ovviamente l'appello che lanciamo sempre è quello di donare per gli altri, donare per i propri cari, per gli amici, per gli sconosciuti, per la società. È un atto altruistico che fa veramente bene alla società ed è necessario, quindi uscite di casa per donare il sangue, fate questa bella azione a voi stessi e alla società intera. Bene, allora ringraziamo il presidente Avis Castellazzano, Matteo Poiani, e l'ex presidente nonché tesoriere Ariano Ferroni. Grazie per essere stati ospiti dell'altro giornale Channel. A voi tutti e arrivederci alla prossima. Buona giornata. Arrivederci.